Buongiorno, la conferenza stampa di oggi della Lucchese Libertas è la conferenza stampa di un momento importante perché la comunicazione, quindi la presentazione del main sponsor, una trattativa che è andata a buon fine grazie all'impegno di Marco Gonzadi che è qui a presentare subito l'accordo insomma, di sponsorizzazione. Diamo subito la parola a Marco. Buongiorno a tutti, grazie Presidente come sempre. Diciamo, l'impegno è stato da parte di tutta la società, dove anche se il marketing lavora sempre dietro le quinte non è mai visibile. I progetti sono tanti, ma sponsor non è una cosa semplice perché trovare diciamo, uno sponsor per la prima maglia sono sempre impegnativo. È da tempo che ci lavoriamo e siamo arrivati l'altra sera a una conclusione con azienda, a chiudere la trattativa con azienda di Lucca. Un'azienda che si chiama Di Lucca, la televisione Di Lucca, dove ha socio Luciano Verveglia, Lodovico Poschi e Emanuele Moriconi. Dopo una trattativa che oltre ad avere come importante, oltre ad avere lo sponsor sulla maglia, che oltretutto si addice molto bene a livello sia di colori e di nome, è nato un progetto che poi dopo entreremo nello specifico. Io qui alla mia sinistra lo conoscerete tutti, Enrico Pace, che è il direttore di Di Lucca, e alla mia destra c'ho Lodovico Poschi, anche lui non ha bisogno di presentazione, è un socio proprio di Di Lucca e poi è di casa perché ogni domenica ci affianca. Diciamo che come società siamo veramente soddisfatti perché un'altra azienda di Lucca, l'anno scorso un'azienda di Lucca ci ha affiancato per quanto riguarda il settore giovanile. Quest'anno Di Lucca ci affianca sulle maglie della prima squadra, può essere durante, ancora Nazionale Dilettanti permette due sponsor sulle maglie, quindi non è detto che sia l'unico main sponsor, comunque noi partiamo con Di Lucca. C'è un progetto molto importante, come ho detto prima, che a livello tecnico, noi puntiamo molto sul settore giovanile, e a livello di visibilità e credibilità. Di Lucca ha creato, diciamo, la Wi-Fi, le webcam per quanto riguarda i centri sportivi del settore giovanile della scuola calcio a Ponte Tetto, quindi questa è un'innovazione molto importante, ai campi d'allenamento all'acquedotto. Quindi ecco, riteniamo veramente di aver fatto passi molto importanti. Io per quanto riguarda questo passo la parola a Enrico Pace che segue il progetto tecnico, dopodiché facciamo vedere la nuova maglia. Che è la cosa che Va a aspettano tutti. vedere subito quindi Emiliano. La maglia è veramente bella. Allora, questo qui mi alzo un piede, se no non si vede tutta. Questa io prima ho detto che sia a livello di colori come immagine, come brand, col nome Lucca penso si addice molto bene ai colori rossoneri. Quindi sono veramente sia io che la società Lucchese Libertas orgogliosi e di onorato di averlo sul petto della prima squadra. Voglio dire anche un'altra cosa che secondo me fa parte della professionalità e della serietà anche della Lucchese. Noi abbiamo questo accordo con Di Lucca, diciamo che noi siamo affiancati anche da altre televisioni che vengono durante l'arco della settimana, testate, giornalistiche. Questo sono due cose completamente diverse, noi abbiamo stima e rapporti con tutti, oltretutto anche dei rapporti di amicizia personali. Quindi questo la nostra professionalità non va a mischiarsi con notizie o quant'altro. Quindi questo ci tengo in modo particolare che oggi abbiamo da un mese che lavoriamo sul marchio, sul brand di Lucca, non è uscita una parola. Quindi è uscita ora per la prima volta e quindi questo è come vogliamo noi lavorare, in maniera seria e professionale. Quindi avremo sicuramente rispetto per altre televisioni o redazioni che saranno presenti e questo ci tengo in modo particolare. Ok? Concordo pienamente con quello che ha detto Marco ora, così come col fatto che siamo noi a
ad essere, come di Lucca, onorati di essere presenti sulle maglie di quest'anno della gloriosa Luccese Libertas, che da quest'anno si può richiamare così. Come accennava Marco, il nostro progetto di sponsorizzazione non riguarda solamente il marchio sulle maglie, ma una serie di altre iniziative che, grazie alla galassia che gravita intorno a Di Lucca, saranno presenti, scusate, era ovvio che sarebbe squillato il cellulare, saranno collegate alla sponsorizzazione sulle maglie. Si parte da quella che riguarda più il pubblico, ovvero la possibilità quest'anno di poter navigare wireless gratuitamente per 2 ore grazie ad internet wifi ai spalti del Porta Elisa, con una connessione gratuita con registrazione. Sostanzialmente ci si potrà collegare col proprio portatile, col proprio tablet, con il proprio smartphone a internet in maniera gratuita per 2 ore con una registrazione, con un numero di telefono, verrà inviata una password, con quella password ci si potrà collegare. È stata rispetto a l'internet gratis che esiste già all'interno delle mura di Lucca, che è gratis per un'ora, è stato ampliato a 2 ore per lo stadio, per cardio, ovviamente permette di coprire l'intera durata della partita per chi è presente allo stadio e che quindi vuole navigare e informarsi anche su quello che per esempio sta succedendo sugli altri campi o comunque seguire quello che uno crede anche nell'intervallo, per esempio. L'altra iniziativa che mi sembra molto interessante è quella del collegamento via webcam, che sarà possibile visionare in diretta e 24 ore sul sito di Di Lucca dagli impianti sportivi della Lucchese. Sono state montate 2 webcam al Porta Elisa, una che guarda lato curva est, l'altra che guarda lato curva ovest, che con un espediente tecnico potranno anche dare una visione panoramica dell'intero stadio, con una terza visione che mette insieme quelle che sono le immagini delle 2 telecamere. Ci sarà la webcam sempre in collegamento diretto anche agli impianti sia di Ponte Tetto che dell'acquedotto. Con questi sarà in realtà possibile seguire tutto quello che accade negli impianti che sono gestiti dalla Lucchese e in tempo reale. Qualcuno, anticipo la domanda, visto che questo mestiere faccio e parlo con colleghi, potrà dire cosa ne pensa l'allenatore del fatto che, insomma, in qualche modo con le telecamere si possa visionare l'allenamento della squadra. Qui c'è un espediente tecnologico che è forse un'iniziativa unica a livello nazionale, se non oltre. L'allenatore avrà a disposizione sul proprio telefonino una sorta di tasto con il quale potrà spegnere la telecamera al momento in cui vorrà fare l'allenamento, come si dice, a porte chiuse, no, a telecamere chiuse, in questo caso. Chiudo, poi per poi lasciare la parola sulla parte giornalistica a Lodovico, con un'altra novità che ci sarà a breve, che riguarda la presenza del marchio della Lucchese, di una sezione dedicata alla Lucchese, anche su un'applicazione per smartphone, LookUp. Da questa, che è un'applicazione che si può scaricare sui propri telefonini, sia per iPhone sia per quelli che hanno invece il sistema operativo Android, ci sarà la possibilità di accedere sia alle informazioni che riguardano la Lucchese, sia direttamente al sito internet della Lucchese, che è in fase di costruzione. Realizzazione, quindi sarà presente. No, allora il sito ce l'avevamo. Ogni anno ci miglioriamo, diciamo che il sito che avevamo era, diciamo, un sito, non voglio dire improvvisato, perché chi l'ha fatto sicuramente tanto grazie, però ci siamo voluti migliorare in base alle esigenze che noi abbiamo, quindi un pochino più strumentato a livello anche di settore giovanile, di operazioni di marketing, di merchandising. Quindi è già un mesetto e mezzo che ci stiamo lavorando, un'azienda lucchese molto importante. I primi di settembre dovrebbe essere pronto e lo presentiamo con un'altra conferenza stampa, e quindi dovrebbe essere, però sono sicuro che
Sì, c'è un, allora, ci sono due domini, uno lucchese-libertas.it e uno lucchese-libertas.com. Se non erro, noi dovremmo essere su lucchese-libertas.it, ora non facciamo così tra it e com, però Lucca... Sì, Lucca United, che ho parlato con Galligani, che hanno uno di questi due domini, mi sembra che sia un little com, hanno detto che non c'è nessun problema a fare il collegamento tra giusto Claudio, tra il link e ti colleghi direttamente al sito di S. Lucchese Libertas. Quindi vi garantisco che è un sito fatto proprio da una società professionistica, molto professionale, che studia proprio i siti anche proprio a livello di calcio, ecco. È bello. Sarò breve, ma due parole vorrei dirle anch'io, poi è arrivato anche Giulio, quindi siamo al completo. Allora, sì, è arrivato Cece. No, e per noi, per me personalmente, anche se chiaramente questo interessa poco, però per la famiglia di Luca soprattutto è un onore, una gioia, una soddisfazione enorme essere con il proprio marchio a fianco della Lucchese. Dico a fianco perché non vuol dire essere solo sulle maglie, come accennava Enrico. Significa essere vicini alla Lucchese sotto tanti punti di vista. Io in tutti questi anni sono stato avvicinato da tantissimi tifosi che mi hanno chiesto: ma come mai a Lucca non c'è stata una televisione che ha seguito la squadra come succede in altre piazze? Pisa, Livorno, no? Abbiamo esempi vicini dove le televisioni sono molto vicine alla squadra della propria città. Oggi ci siamo e scommettiamo anche noi su questo progetto, anche se qualcuno ci scherza un po' sopra, ma io dico, anzi, approfitto un po' della vostra cortesia, insomma, se lo vorrete fare, no? Di lanciare anche un messaggio, insomma, di ottimismo, perché sento molto, percepisco troppo, molto scetticismo in giro, e quindi mi piacerebbe che, così come noi abbiamo scommesso su questa nuova avventura, beh, lo facciano anche i tifosi. Poi naturalmente si tireranno le somme a fine anno, come sempre si fa, però mi piacerebbe che ci fosse un pochino più di apertura da parte di tutti. Noi saremo vicini alla Lucchese sotto il profilo appunto dei contenuti, e quindi avremo tante dirette, a cominciare per esempio dal dopo partita, quindi le interviste del dopo gara che trasmetteremo in diretta ovviamente le partite in casa, e poi replicate nel corso della serata, quindi chi è venuto allo stadio avrà la possibilità poi di rivedersele tranquillamente quando tornerà a casa, ma avremo dirette anche durante la settimana, in occasione delle conferenze stampa dell'allenatore, dei giocatori, quindi i momenti, diciamo, salienti in cui la società attraverso i suoi tesserati comunica qualche cosa, bene, saranno trasmessi da Di Lucca. Naturalmente avremo ovviamente il settore giovanile con un occhio di riguardo, perché la società ci tiene e quindi giustamente anche noi faremo la nostra parte. Non vorrei anticiparvi altro, ci sono anche progetti importanti sulle partite in trasferta, siamo in contatto con la Lega per capire se ci sono gli spazi per effettuare delle dirette magari in occasione di gare più proibitive, più lontane, no? Difficili da raggiungere dai tifosi. Certamente la Lega pone condizioni in questo momento piuttosto ostative, stiamo trattando, l'augurio è che la Lega si renda conto che se c'è un partner, una televisione disposta, voglio dire, a fare la sua parte, ecco, che anche loro possano fare un passo indietro e quindi magari mandare in trasferta le partite, mandare in diretta le partite fuori casa, alcune, non tutte certo, alcune delle partite che magari sono più lontane e quindi un pochino più difficili da raggiungere. Tutto qua, noi ci siamo, faremo la nostra parte e naturalmente poi sarà il campo a dire a tutti se abbiamo fatto bene o male, ma noi siamo, al di là di tutto, siamo convinti che questo sia anche se vogliamo un nostro dovere, come tutti voi, siamo tutti a difendere la lucchesità, lo fate voi, lo facciamo noi, e noi abbiamo scelto la Lucchese proprio per difendere ancora di più la lucchesità. Aspetta Giulio, no, aspetta, siamo in diretta.
Allora, una domanda per Poschi. Il fatto che c'è scritto canale 89 sulla maglietta vuol dire che il segnale di Di Luca è sul canale 89? No, è una domanda, penso, lecita, perché i tifosi poi devono andare a cercare la televisione, se non sanno dov'è, per verificare, no? No, ti ringrazio della domanda perché mi permette di precisare un'altra cosa. Di Luca è sul digitale terrestre al canale 89 e quindi no. Il Ministero ci ha attribuito quel canale, almeno che non ce l'abbiano tolto ieri, ma non mi risulta. E però vorrei anche precisare che Di Luca è una delle pochissime emittenti locali a trasmettere in live streaming 24 ore, H24, cioè il nostro palinsesto televisivo è visibile sul canale 89 e quindi nel nostro bacino di utenza, che è la Lucca capoluogo e tutta la piana, ma è anche visibile sul nostro sito diluca.it e quindi in tutto il mondo. Cioè, Di Luca non è solo una televisione digitale terrestre, in realtà è una piattaforma che condivide i suoi contenuti appunto sul web, quindi in live streaming, e con il canale YouTube. Quindi anche tutto quello che noi facciamo, vi racconto un aneddoto. L'altro giorno Pagliuca ci ha chiesto di togliere una partita che era stata messa su YouTube, perché noi tutto quello che facciamo lo mettiamo anche su YouTube, disponibile in qualunque momento, e Pagliuca ci ha chiesto di toglierla perché c'erano problemi, diciamo, appunto di carattere tattico, no? Perché magari qualcuno a Pistoia poteva andare a vedere come lui aveva giocato con lo Scandicci. Però, per dire, noi condividiamo tutto quello che facciamo con le piattaforme, con i social, quindi con Facebook, con YouTube e con, ripeto, il live streaming, quindi tutto quello che noi diremo sulla Lucchese sarà visibile a Lucca, a Capannori, a Porcari, a Monte Carlo, a Alto Pascio, ma anche a New York o a Filadelfia. Assolutamente sì. O per i lucchesi che sono fuori per lavoro, per svago, e magari la domenica non ci sono e possono vedersi i riflessi filmati della partita e le interviste subito dopo la fine della gara. Aggiungere? Com'è? Ascolta, no, la seconda maglia non è neanche disponibile, la lotta è stata chiusa per ferie, avevate visto come viene, diciamo, tutta bianca, colletto rosso-nero, alle due strisce in orizzontale rosso-nero con l'opera Lucchese Libertas. Avevamo detto di non mettere lo sponsor, quello sarebbe l'idea, perché vogliamo fare a fine stagione, sono 50 maglie, un limited edition, vogliamo fare un'asta per beneficenza, quindi ancora vediamo un attimo, però sicuramente dalla prima del campionato la maglia bianca sarà, speriamo di presentarla in un'altra occasione importante. Sì. Sì. Sì, allora stamani ho letto su qualche quotidiano, lo do come informazione. Allora, noi l'anno scorso lo sapevate il main sponsor qual era. Noi abbiamo un listino, un format dove quest'anno è stato attuato per Di Luca. È stato fatto un contratto per l'anno 2013-2014, è migliorativo rispetto allo storico. L'anno scorso, inizialmente, con l'azienda che avevamo come sponsor, era stata pattuita una cifra. Durante l'arco dell'anno c'erano dei problemi, abbiamo parlato, abbiamo fatto la risoluzione del contratto, è stato rifatto un nuovo contratto per un importo molto inferiore, quindi praticamente l'anno scorso è stato saldato, diciamo, l'importo che è stato concordato. Quindi ci tengo, perché stavo, ho letto su qualche giornale che praticamente c'era ancora un contenzioso, se lo leggono sinceramente non va bene, ecco.
la DAC, sì, quindi addirittura quest'anno per l'importo sicuramente da me sponsor, però se la società vuole ancora investire, i rapporti sono rimasti ottimi, loro sono stati chiari, ha detto noi siamo partiti con questa cifra. Sinceramente a quel punto lì cosa facciamo? Cioè, vai assolutamente, tutto quello che uno fa per la Lucchese ben venga. Abbiamo detto non c'è problemi, questo è successo marzo-aprile, rivediamo il contratto, ne rifacciamo un altro con la cifra che siete in grado, saldiamo quella cifra lì e pazienza. Quest'anno se vogliono rifare lo stesso importo sicuramente andrà su una maglia il settore giovanile o faremo altre... Abbiamo ancora... Sì. La seconda maglia ci sono due opzioni, stiamo parlando perché c'è da capire un attimino anche gli sponsor, giustamente, perché insomma è un investimento importante, giustamente è giusto che gli sia data visibilità. Voglio dire, innanzitutto siccome come tra virgolette uomo di marketing, a me come logo piace molto e metterci magari un altro logo, non vorrei che la maglia sia a me piace, sinceramente piace molto questa, quindi se l'altro sponsor gli può interessare magari o il pantaloncino come abbiamo fatto l'anno scorso con Meta Energia o diciamo la parte del colletto o addirittura dietro possiamo brandizzare la maglia. C'è anche l'opzione di fare una maglia di Lucca e un'altra maglia, la seconda maglia con lo sponsor, per carità. È ancora da... sì, effettivamente. Quindi vogliamo fare un po' le cose, insomma, che anche a livello di visibilità siano molto carine, ecco. Ok? Tutto a posto? Aggiungo solo una cosa, se non c'è... Cosa? No, l'ho sentita. No. Ecco, no, hai fatto, guarda. No, allora, hai fatto bene, guarda, l'avrei detto io perché. Allora, io sto vedendo, sul discorso abbonamenti, io vedo un po', io non sono un uomo di calcio, quindi ti dico, nelle aziende, quando si dà i fatturati, i numeri, si fa un check, per carità, poi uno lo può fare anche giornaliero, però in genere ti dai un tempo, magari settimanale, ogni 10 giorni. Viviamo ora una pressione sul numero degli abbonamenti, secondo me va un pochino oltre, cioè chiamate, ma no, non mi riferisco, in generale parlo. Sì, noi magari si decide, magari insieme, lo deciderà Emanuela con chi si occupa degli abbonamenti, noi venerdì o sabato che sarà, magari ecco, dateci un consiglio anche voi quando, ogni quanto periodicamente lo vorrete sapere, se è un abbonamento, noi diciamo un abbonamento, se sono 200 diremo 200 abbonamenti, ma non c'è nessuna riservatezza sui numeri di non volerlo dire, anzi, cioè io voglio dire, se oggi è stato fatto un esempio, un abbonamento, devo mica vergognare a dire, signore è stato fatto un abbonamento. Assolutamente. Quindi non è che c'è riservatezza per il numero, è anche un fatto organizzativo. L'ufficialità io non lo so, se non lo sa Emanuela, sinceramente. Però ecco, nessuna ti garantisce. È che a volte magari io dico, vengo martedì, mi dicono un esempio, 37, Arnaldo Morricone giovedì, quant'è? 48, arriva Gianni, quant'è? Ma ne ha fatti altri 3, allora se era 48, 60, ti scrivi 60, ma un altro scrive 48, cioè ci diamo giustamente, ci sarà Emanuela, insieme a chi si occupa degli abbonamenti, faranno un check venerdì, sabato, tutti i lunedì, e si fa il numero degli abbonamenti senza nessun problema, ecco, quindi... Assolutamente, no, appunto... Ma è partita ora Nicola? No, ma noi le diamo, però deve essere una cosa magari settimanale. Lo prendiamo come impegno, io quanto prima, se si interessa Emanuele vi fa una... No, ascolta, ma...
ti ripeto, è giustissimo, infatti non ti ho mica detto di no, ho detto si cerca magari di, siamo in tanti, uno si occupa campagna abbonamenti, uno si occupa, però ecco, si cerca un attimino anche di snellire il lavoro, se no poi passa tante persone, tante comunicazioni e poi numeri sbagliati. Ti garantisco nel giro di un giorno o due vi facciamo sapere a tutti con un comunicato stampa quanti abbonamenti siamo. No, faremo una trasmissione sicuramente il lunedì sera. Noi vorremmo farla con i tifosi, abbiamo un progetto, diciamo, in ponte insieme a Lucca United, ne stiamo parlando. Mi auguro che si possa arrivare in fondo a questa cosa e riuscire quindi a fare una trasmissione che coinvolga i tifosi. Quando dico Lucca United dico tifosi, perché sennò qui si fanno i tifosi di Serie A e quelli di Serie B, no, non è che e gli altri no. Dico Lucca United che potrebbe essere lo strumento che ci mette in contatto con i tifosi e mette a disposizione la sede che in questo momento occupa sotto la curva ovest. E quindi l'idea è quella, il lunedì sera, però non so se riusciremo a farlo da subito perché loro la sede la inaugurano a ottobre. Cui non so se riusciremo a farlo da subito. Poi durante la settimana, come ti dicevo, faremo degli interventi da qua, dal Porta Elisa, perché adesso stiamo andando in diretta e lo possiamo fare in qualunque momento, quindi durante le conferenze stampa del martedì e del venerdì noi faremo la diretta e quindi sarà un momento di confronto dove ci saranno i giocatori, l'allenatore, i dirigenti e quindi anche quello diventerà un momento in cui... Esattamente. No, di... Lucchese Challenge ne riparliamo fra un po', Nel futuro. Certo. Aggiungo una cosa, che la Lucchese sarà ed è il vertice di una piramide che connota la televisione come anche a vocazione sportiva, perché siamo vicini anche ad altre società del panorama dilettantistico, nelle quali apparirà il nome della testata sulle maglie, che sono la Fortis Lucchese per quanto riguarda l'eccellenza e il Pieve Fosciana. Inoltre ci sarà lo sponsor sulle maglie anche su quelle della Nottolini Capannori di pallavolo, di cui ovviamente seguiremo tutta la stagione agonistica con le partite che verranno trasmesse sul canale 89 del Digitale Terrestre e in diretta sul portale di Lucca.tv. Ci sono anche altre ipotesi in cantiere, ma non svegliamo tutto adesso, altrimenti... Insomma. Grazie. Grazie a voi. Piace Claudia la maglia. Sì.